Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi è per l'appunto uscito il nuovo evento. Nuovo evento che ha come protagonista il personaggio di Final Fantasy 3, ovvero Dash. Partiamo subito con il presupposto di vedere un attimo il banner. Il banner... non lo so, a mio avviso non è un granché, e ora vi spiegherò anche la mia motivazione. La mia motivazione è il fatto che comunque il nuovo personaggio giustamente è al centro di tutto il banner, ovviamente con LD e con X, che ovviamente verrà portata nella sua versione Plus, però i personaggi sinergici che lo accompagnano, che sono Young e Onion Knight, sinceramente non mi fanno impazzire. A parte il fatto che possiedo tutti di questo banner, Shantotto l'ho pullata in live la scorsa volta con quei 40 ticket che mi erano rimasti, e praticamente abbiamo ottenuto tutto, abbiamo ottenuto la X, abbiamo ottenuto la LD, e abbiamo ottenuto anche 15 e 35 con una sola multi che ho voluto provare giusto per fare un po' il pazzerello, e quindi anche Shantotto tecnicamente l'ho completata, e quindi tecnicamente, a parte la burst che non sto cercando in maniera ossessiva, perché sinceramente non la sto cercando in maniera ossessiva, ho Shantotto anche completa. Onion e Young li ho entrambi. Young non l'ho maxato totalmente, Onion è maxato totalmente ma non portato al viola, quindi non portato ad X Plus, e sinceramente non ho intenzione di farlo. Mentre invece il nuovo personaggio messo al centro con la sua LD ed X, vediamo un pochino quello che riusciremo ad ottenere, perché oggi sì, faremo un piccolo video pull. Detto questo, il banner è questo qui, ve l'ho presentato, e ripeto, secondo la mia modesta opinione, non è un gran banner, ad essere onesto, quindi già che ci butto i ticket, me ne pentirei possibilmente da un lato, però alla fine per il nuovo personaggio ci può stare, magari ce ne usciamo veloci veloci e riusciamo a non perderne troppi. Questa invece è la presentazione dell'evento, con il boss presente sullo sfondo che... ha una meccanica abbastanza particolare, infatti ora non posso farvela vedere, ma sicuramente la vedremo insieme durante la Chaos o comunque durante la Challenge, qualora dovessi ottenere questo nuovo personaggio, perché sono due sorta di draghi che riescono in un qualche modo a potenziarsi e al tempo stesso debuffare o comunque depotenziare il team ovviamente nostro, quindi il team che lo affronta, diciamo che lo indebolisce in diverse forme, in diverse sfaccettature. Innanzitutto riduce la quantità di Brave che riusciamo ad ottenere tramite il Regen, riduce drasticamente la nostra capacità di Int Bravery, e soprattutto riduce anche, se non ho letto male tramite le traduzioni che ho letto, riduce anche visibilmente un po' della nostra Max Bravery. Quindi diciamo che sono dei boss che effettivamente danno un qualche filo da torcere. Però per quanto riguarda la Chaos normale, quindi quella senza challenge, tecnicamente non dovrei avere grossi problemi. I miei personaggi mi permetteranno sicuramente di trovare una soluzione, però per quanto riguarda la challenge avrei in mente anche un buon team, perché possiedo ovviamente anche Artemisia, che è un personaggio sinergico grazie appunto al suo Lost Chapter, poi Shantotto, che è sinergica grazie alla sua periodicità per quanto riguarda la burst, e poi tecnicamente se dovessi trovare l'ultimo personaggio, cioè ovvero un nuovo personaggio, potrei effettivamente utilizzare lui e tentare addirittura di chiudere la challenge. Detto questo, difficoltà Chaos che ancora non ho fatto, registrerò successivamente a questo video pull, però per il momento direi che posso anche farcela. A dire il vero, non ho preparato neanche una musica, se devo essere onesto, non ci ho neanche pensato, non ho preparato neanche una musica, proprio perché vorrei effettivamente pullare questi ticket in scioltezza. Però vediamo, magari aggiungerò qualche cosa così in produzione, o vediamo, non ne ho la più pallida idea. La cosa che invece mi piace, ovvero che ho notato e che volevo sottolineare per quanto riguarda il gioco in generale,
Mi piace tantissimo il fatto che i ticket che si possono ottenere adesso in un evento sono veramente, veramente tanti. Io ero a zero, quindi immaginate che io praticamente non avevo ticket e farmando quelli dell'evento più quelli della character board del nuovo personaggio, perché comunque ho un sacco di punti grazie al Mog Pass in sospeso da poter dare appunto ai personaggi nuovi senza dover necessariamente farmare, ho fatto addirittura 83 ticket. Quindi, e non ho preso gli altri 3 ticket che sarebbero diventati 86 in questo caso, e non ho preso gli altri 3 ticket della Chaos, quindi tecnicamente in totale avrei ottenuto 80, sì, 86 ticket compresi anche quelli della Chaos. Quindi devo dire che effettivamente non è male, non è male, non è male come quantitativo di ticket, e ho intenzione comunque di spenderne un paio, magari una cinquantina, magari tutti, ancora non lo so. Vediamo come gira il banner, vediamo cosa riusciamo ad ottenere dal banner e poi magari tiriamo le somme, magari 50, magari tutti quanti i ticket, non è un problema. Tanto se riuscissimo finalmente ad ottenere tutti questi ticket per ogni evento, io sono veramente molto 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 soddisfatto. Comunque, io direi di non perdere più tempo. Cominciamo a pullare i nostri ticket e noi ci rivediamo ovviamente a fine pull. What? What? Terzo ticket? Burst di 18? Veramente? Un'altra burst dal ticket? Veramente, gioco? Veramente vuoi che io utilizzi 18 così? Va bene. Va bene. Ok. Terzo ticket già burst. Promette benissimo questo banner. Promette veramente, veramente bene. Ora, io non vorrei. Ora non vorrei entrare tanto nella discussione, ma ieri io l'avevo detto su Discord. Cioè, per chi mi segue su Discord, per i ragazzi che sono su Discord, io l'avevo detto che avrei trovato la burst di 18 oggi. Io l'avevo detto. Quindi ho mantenuto la parola, ho mantenuto la parola, però ok, va bene. Io da un lato ringrazio il gioco, ma da un lato lo disprezzo perché a me 18 fa. Ok, abbiamo capito. Comunque, andiamo avanti, va benissimo, andiamo avanti. Piccolo connecting, possibilmente qualche arma nuova. Yes, la 35 addirittura. Ok, va bene, buono. Let's go.
è un'arma che già ho, ragazzi. Esatto, Yang. Va bene, andiamo avanti. Limited, ottimo, ottimo, ma mi ha fatto un connecting, cioè un connecting corto corto, e mi ha dato la limited. Bene, basta che trovo la X, per me il banner è chiuso. Ok, i ticket mi sono andati benissimo, se devi dire. Non mi lamento assolutamente. L'unico problema è il fatto che non ho trovato la X. Non ho trovato la X e quindi
un pochino questa cosa mi rode. Un pochino questa cosa mi rode e sinceramente mi rode, ragazzi. Che ci posso fare? Mi rode, mi rode, mi rode. Vorrei andare di multi a questo punto, perché ormai lo vorrei completare il personaggio. Però penso che per il momento mi fermerò così. Mi fermerò così perché innanzitutto prenderò i ticket della Chaos, che sono tre, ma vabbè, li butto. Almeno vediamo un pochino come va la situazione. Dopodiché aspetto ormai il report che deve arrivare a giorni, quindi non è quel problema, posso aspettare tranquillamente. E poi vediamo, magari in live, magari possiamo pullare insieme, vediamo se riesco un attimo a calcolare, a farmi un'idea di quanto e come voglio spendere in futuro. Per il momento però devo ammettere che è andata tutto benissimo, veramente veramente bene, quindi sono molto molto soddisfatto. E la cosa che devo fare adesso è quella di andare a vendere la Burst di Shantotto, perché io l'avevo promesso su Discord, l'avevo promesso, ho detto se trovo la Burst di Shantotto io la vendo, perché è veramente un personaggio che io non tollero, e quindi di conseguenza noi l'andiamo a vendere. Quindi io vi saluto così, vendendo appunto la Burst di Shantotto. Grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Volevi! Vole, guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava!